Domani arriva il Giro d'Italia qui a Fano, giovedì 16 maggio, e noi siamo pronti per accogliere questo giro. Anzi, in realtà è già da questo weekend che abbiamo anticipato tutta una serie di eventi che hanno accompagnato l'arrivo del giro, tant'è che si chiamava appunto Aspettando il Giro, un progetto Fano Outdoor che chiaramente proseguirà anche post Giro d'Italia. E ci sono stati tantissimi eventi, come la pedalata in rosa con la partecipazione di circa 200 persone legate alle associazioni ciclistiche locali, oppure abbiamo anche allestito il Pincio, c'è stato un piccolo villaggio dove addirittura c'era una pista di pump track e di pinkball, abbiamo fatto una camminata in rosa con circa 1000 persone, c'è stata la pedalata in ricordo di Roberto Cascioli e addirittura un giro in ballo in rosa dove tanta gente si è messa a ballare. Comunque tutto questo, c'è stata anche l'animazione di tanti quartieri, Bellocchi con il loro Pinocchio gigante vestito in rosa, c'è stata la pedalata di Tombaccia, tanti eventi anche a Cucurano, Centinarone, Sant'Orso e anche a Treponti. Tutto questo è stata allestita anche tutte le vetrine nel centro storico, grazie anche alla collaborazione con le associazioni di categoria, in particolar modo ringrazio Barbara Marcolini. Gli eventi adesso, il clou, incominciamo con il Giro d'Italia che sarà appunto domani, giovedì. Già giovedì stesso abbiamo alcuni eventi, chiaramente, che si faranno durante il percorso d'arrivo, dove ci sarà la sfilata della Pandolfaccia dell'ente carnevalesca, però ci saranno comunque degli eventi che verranno fatti anche post giro, che sono anche iniziati precedentemente al giro. Mi riferisco in primis alla mostra delle bici d'epoca, alla quale hanno partecipato l'associazione Fear for Bici, l'Alma Juventus Fano e il comitato regionale FCI Marche, che si svolgerà alla chiesa di Sant'Arcangelo e che terminerà il 26 di maggio. Dopodiché abbiamo dal 17 al 19 maggio Fano Fitness Festival, domenica 26 maggio una città da giocare e sabato 1 giugno che si concluderà appunto questo circuito di Fano Outdoor, che ha compreso appunto tutti gli eventi legati al Giro d'Italia, con la ciclopedalata per tutti e per tutti. Chiaramente il ringraziamento principale va al Comune di Fano, ma soprattutto anche alla Regione Marche, che hanno permesso, chiaramente con dei contributi importanti, di poter portare la tappa qui a Fano, e chiaramente ringraziamo anche tutti gli sponsor che hanno collaborato, perché siamo riusciti a portare questo evento che secondo me è un evento molto importante per la città. Quindi non mi rimane altro che invitarvi domani pomeriggio dalle ore indicativamente 14.30 con l'arrivo delle bike, perché prima del Giro d'Italia ci sarà una gara di bike, ovvero di biciclette elettriche, e poi aspettare appunto l'arrivo del giro che sarà praticamente a ridosso del Pincio. Ripeto, completamente gratuito l'ingresso, non si deve pagare assolutamente nulla. La cosa che vi consiglio, venite in piedi o in bicicletta, perché altrimenti poi si rischia di avere un po' troppo traffico per tornare a casa.